ha vinto il popolo, ha vinto un'altra Europa in costruzione, hanno vinto i popoli, ha vinto la dignità, ha vinto il coraggio, ha vinto quell'Europa che vuole essere della solidarietà, della ridistribuzione delle ricchezze contro gli oligarchi, contro i superpoteri burocratici finanziari non democratici. Adesso sta alle intelligenze dei governi democratici di proseguire in questa direzione. Quindi noi siamo soddisfatti anche come città di Napoli perché abbiamo dato un contributo, devo dire, molto forte a questa causa, una vicinanza incondizionata alla comunità ellenica con iniziative simboliche e politiche forti che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Commissariamento ormai non parlo più, aspettiamo solamente questo giorno che viene annunciato in continuazione, vediamo che accade. Mi sono schierato da tempo sul tema delle trivellazioni perché Sblocca Italia è anche trivellazioni alla ricerca del petrolio, distruzione del sottosuolo, quindi su questo c'è uno schieramento formale, politico e istituzionale. Proseguiremo in questa direzione a tutela dei nostri territori, quindi lo stiamo facendo in tutte le sedi, nelle conferenze dei servizi, in luoghi istituzionali, in luoghi politici e, come dire, da questo punto di vista non dobbiamo prendere lezioni politiche da nessuno. Credo che tra i politici e gli amministratori che si sono schierati contro lo Sblocca Italia, con fatti, non solo con iniziative politiche, c'è il Comune di Napoli e c'è il Sindaco di Napoli. Quindi siamo in prima linea a Napoli, in tutta Italia e direi in tutta Europa, perché su questo ci siamo schierati. Tra l'altro sono battaglie che con orgoglio voglio ricordare portai avanti anche da parlamentare europeo. Quindi su questo Napoli è un baluardo di difesa dei territori a tutela dell'articolo 9 della Costituzione Repubblicana. E io sono innanzitutto, faccio un ragionamento istituzionale, per me è un fatto positivo che sia stata fatta la Giunta, così adesso abbiamo modo di incontrare il Presidente Luca e la sua squadra. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, credo che ci incontreremo la settimana prossima perché è assolutamente urgente un incontro dove si metta giù anche un calendario di lavori. Noi abbiamo tante priorità, tanti aspetti importanti, mi presenterò a questo incontro la mia squadra con un report, credo che sia importante mettersi subito a lavorare con una collaborazione seria ed effettiva, su questo noi ci siamo e quindi che sia stata composta la Giunta è un fatto positivo, non entro ovviamente nel merito, a parte che non terrei da esprimere nessuna valutazione, anche perché non conosco, apprendo adesso di questo fatto, è stata fatta la Giunta, si inizia a lavorare, credo che il 9 ci sia il Consiglio regionale, quindi adesso bisogna che la Regione cominci a lavorare nell'interesse dei nostri territori e delle nostre comunità.